Sì, ieri ho firmato mandati per 42 milioni di euro. Speriamo che questo non comporti qualche problema, perché a furia di mettere firme qui si rischia di... No, poi, però sono 42 milioni di euro importanti che vanno per 13 milioni di euro al pagamento di quelli che sono gli indennizi che, delle imprese che hanno ricevuto danni durante il terremoto, sono 16 milioni di euro ai comuni per poter pagare quelli che sono i contributi diretti e quindi quella che è la ricostruzione privata, sono, credo, adesso non ricordo esattamente l'importo, ma credo 11 milioni o 13 milioni di euro nei confronti del provveditorato per i lavori che sta facendo il provveditorato ad opere pubbliche per la ricostruzione pubblica e 1 milione di euro per pagare alcuni alberghi che erano rimasti arretrati. Quindi direi che si sta muovendo tutta la macchina finanziaria e questa dovrebbe generare ottimismo, perché le criticità che sono state riscontrate per l'assenza di una cassa immediatamente disponibile nei mesi scorsi oggi vengono mano a mano recuperate, e questo dovrebbe generare ottimismo, e la ricostruzione ha bisogno di ottimismo e non di pessimismo. E voi sapete che i piani di ricostruzione devono essere fatti dai sindaci, però i sindaci devono essere informati di quelle che sono le normative. Oggi allo stato attuale, prima di questa modifica normativa, i contributi che lo Stato dava ai cittadini per la ricostruzione, se avessero superato 1 milione di euro, sarebbe stato oggetto tutta la normativa sui lavori pubblici, quindi una serie di immagini dei privati, dei consorzi che devono costituirsi come stazioni appaltanti, quindi che devono avere tutte le difficoltà, le professionalità tipiche per una stazione appaltante, i contenziosi, i ricorsi, tutto quello che è necessario, e questa è una cosa che in qualche maniera rallentava i processi della ricostruzione. Noi, mi ricordo in un incontro che abbiamo fatto con Palazzo Grazioli, un pranzo, c'era cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, il Ministro Tremonti, il Sottosegretario Letta e il Commissario di Governo, cioè io, abbiamo deciso e soprattutto anche trovato il sistema affinché questa, ci fosse un intervento legislativo che definisse questi contributi non più contributi ma indennizi. A questo punto i cittadini sono ovviamente liberi di non soggiacere a nessun tipo di normativa, loro sanno loro che sceglieranno le imprese, sono loro che sceglieranno i professionisti, sono loro che dovranno assicurare una ricostruzione di qualità e direi anche molto trasparente, dovranno fare dei processi molto trasparenti. In questo senso stiamo lavorando con il sindaco dell'Aquila, ma con l'architetto Gaetano Fontana, che è stato colui che insomma ha individuato tutte le varie problematiche e ha fornito delle soluzioni che poi noi politicamente abbiamo sostenuto. Stiamo lavorando anche per un'ipotesi di white list, cioè una lista dove raccoglieremo tutte le imprese che hanno volontà magari di lavorare sull'Aquila, che però devono avere requisiti finanziari, requisiti tecnici in grado di assicurare la qualità nella fase della ricostruzione, per evitare che i cittadini magari possano essere in qualche maniera tratti in inganno da millantatori, da persone che si aggirano sull'Aquila come avvoltoi per ottenere commesse, magari ne mettono in carniere tantissime e poi non sono in grado di portarle avanti. Quindi stiamo studiando come fare.